sì a ulteriori sanzioni contro la Russia e a nuovi aiuti militari. Convinto l'appoggio che arriva all'Ucraina dal G7 di Bangels in Germania. Secondo indiscrezioni, il pacchetto pari a 30 miliardi di dollari potrebbe essere ufficializzato già la prossima settimana. Ospite d'onore del G7 è il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, che ha però sollecitato interventi più decisi e coraggiosi. Se non si troverà l'accordo sull'embargo al petrolio russo, il presidente Putin potrà festeggiare. E sarà la prima volta che l'unità dell'Unione Europea sarà infranta dall'opposizione di un solo paese, l'Ungheria. Mentre d'ambiente europei trapela che l'accordo sull'embargo progressivo al petrolio russo potrebbe arrivare la prossima settimana, il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Unione Europea di ingerenze espansionistiche. La piattaforma economica costruttiva, come era stata concepita, ha detto Lavrov dal Tagikistan, l'Unione Europea si è trasformata in un attore aggressivo e militante, con ambizioni che vanno ben al di là del continente europeo. Il presidente ucraino Zelensky si dice intanto pronto ad un incontro con Putin, solo con lui, da presidente a presidente, senza intermediari, ha detto. Washington riapre nel frattempo i canali di comunicazione con Mosca. Nel suo primo confronto con il suo omologo russo Shoigu, il segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin ha subito sollecitato un cessate il fuoco immediato. La richiesta si scontra però con i segnali sul campo. Ci prepariamo ad una nuova e lunga fase della guerra, ha dichiarato il ministro della difesa ucraino Oleksiy Reznikov, che auspica di poter presto armare 1 milione di persone. In rappresaglia al sì di Helsinki all'adesione alla NATO, la Russia ha annunciato che da sabato sospenderà le forniture elettriche alla Finlandia. Un suo ingresso nell'Alleanza Atlantica, aveva già fatto sapere Mosca, ci costringerà a rispondere sul piano tecnico, militare e non solo.